Ciao a tutte, oggi faremo un tortino di rape e patate. Che cosa ci occorre? 4 patate appena lessate e 1 kg di rape anch'esse lessate. In alcune zone d'Italia si chiamano friarielli. Adesso che facciamo? Andiamo a togliere la buccia alle patate e affettiamo le patate. Ecco le nostre patate lesse, tutte affettate. Adesso che cosa dobbiamo fare? Prendiamo una pirofila e la irroriamo con dell'olio d'oliva. Adesso mettiamo del pane grattugiato. E sale. Ora mettiamo le nostre patate affettate una vicino all'altra. Adesso saliamo e se vi piace potete mettere del pepe nero. Un altro filo d'olio. Adesso mettiamo le rape lesse. Dopo aver messo le rape lesse, adesso potete sbizzarrirvi. Io metterò ciò che ho in frigo. Ho dell'asiago e l'ho frullato, l'ho sminuzzato. Voi potete mettere la mozzarella se ce l'avete da consumare o una burrata. La burrata è ottima perché poi all'interno c'è la panna e lo sapete, tutto un altro spettacolo. Però diciamo che questa è secondo me una ricetta svuota frigo. Quindi adesso mettiamo il formaggio che più vi piace o che volete. Io non mi andava di andare a comprare la mozzarella apposta e quindi metto l'asiago. Mettiamo anche del formaggio, grana padano o pecorino, quello che avete in casa, quello che preferite. Adesso a questo punto, sempre se i vostri ospiti preferiscono, potete aggiungere delle uova sbattute con formaggio, ma io non la metterò perché qui non le gradiscono, lo lascio così semplice. Adesso copriamo con un ultimo strato di patate lesse. Adesso mettiamo una bella manciata di formaggio, pane grattugiato e facciamo gratinare in forno a 180 gradi per mezz'ora, ma ricordate che ogni forno è a sé, quindi quando saranno ben dorate le patate è pronta. Anche perché tutti gli ingredienti sono cotti, deve solo sciogliersi il formaggio che sta all'interno e dorare le patate. Ci vediamo dopo. Dimenticavo, anche sopra le patate mettete un po' di sale. Ecco il mio tortino di patate e rape, non vedo l'ora di mangiarlo con tutto questo formaggio filante. Spero che questa ricetta pugliese vi sia piaciuta, un bacio e alla prossima video ricetta. Ciao ciao!